voglio dire, verso la storia, verso il futuro di una storia, ma è l'aspettativa di essere costruttori di presente e di futuro, no? Cioè ci appassiona l'idea di essere costruttori di futuro, vorrei dire costruttori di speranza e di futuro, di fiducia, di bellezza e di felicità, dicevamo durante la campagna elettorale, e davvero rimane immutata l'idea. Allora, in questo senso, evidentemente, stiamo provando a ragionare di un po' di cose, tra cui il cammino delle vie francigene. Si faceva riferimento alla legge, no? A questa costruenda legge speciale per Taranto. Io vi racconterei qual è lo stato dell'arte, vi ruberei 5 minuti per dirvi a che punto siamo, dove siamo arrivati, no? Vi descriverei lo scenario di partenza, innanzitutto. Lo scenario di partenza, che voi conoscete bene in quanto cittadini protagonisti di questa comunità, è questo. Cioè, Taranto è una città che desidera e ha necessità di costruire prospettive di diversificazione economica, no? Di provare a emanciparsi dalla dipendenza della grande industria e provare a immaginare di poter creare alternative economiche sul territorio. Taranto è quella che si definisce una one company town, no? Una città che ha legato fortemente il suo destino a una grande impresa da 130 anni, oserei dire, cioè dall'Arsenale prima e all'Italsider Ilva successivamente, no? Che ha rinunciato a costruire un rapporto normale col mercato e che è diventato luogo non dove autonomamente si stabilisce il destino di una comunità, ma dove altri hanno sempre stabilito il destino e il futuro della nostra comunità. La scelta di delegare il proprio presente, il proprio futuro a scelte altrui, in verità ha portato nell'immediatezza dell'impianto della grande industria sul territorio risultati assolutamente positivi, ma a medio termine, sia in un caso o nell'altro, si è rivelata una scelta probabilmente inopportuna. Questo è lo scenario di partenza. Questa sensazione di non avere autonomia di scelta, questa difficoltà a immaginare di poter costruire autonomamente il futuro, ha ovviamente creato lacerazioni forti nella comunità, no? La problematica ambientale, la consapevolezza che ciascuna delle nostre famiglie purtroppo racconta un lumino sul comodino che ricorda un parente che non c'è più, no? Alla problematica di ritorno occupazionale, cioè l'idea che nonostante paghiamo questo prezzo infinito di inquinamento e di mancanza di salute, di aspettative di salute, nonostante questo il ritorno occupazionale non è come quello che noi vorremmo ed è assolutamente inadeguato, è tanto vero inadeguato che Taranto aveva nel 1980 250.000 abitanti e adesso ne ha poco meno di 200.000, quindi c'è un calo di 50.000 abitanti in 30 anni, un po' motivato in verità dall'autonomia di Stato, ma in gran parte motivato dal fatto che i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri amici hanno deciso per cercare lavoro, futuro, speranza di andarsene da qualche altra parte, no? Questo è lo scenario da cui partiamo. Lo scenario da cui partiamo è quello che una comunità debole come Taranto è comunità debole, purtroppo produce una classe politica debole, a prescindere dalle collocazioni di appartenenza. Non è importante che sia il sindaco di destra o di sinistra. Noi possiamo raccontare 40 anni di fallimenti, no? Cioè 40 anni di scelte che si sono rivelate inopportune, non è una votazione di merito sulle singole persone, non voglio fare questo, voglio raccontare quello che quotidianamente vediamo, cioè l'incapacità di ragionare sul vision di futuro, la difficoltà a immaginare di essere costruttori veramente di una Taranto che sarà di qua a 10 anni. Le amministrazioni che sono cedute hanno ragionato sulla quotidianità delle risposte ai bisogni immediati laddove ci sono riuscite, non sono state capaci di essere costruttori di futuro. In questo scenario abbiamo a che fare con una politica anche a livelli più alti che in verità a volte sembra più affezionata ai titoli dei giornali che alla costruzione di progetti, no? Cioè si sembra che l'evento e gli slogan siano preeminenti rispetto alla necessità di essere davvero visionari, costruttori di comunità, costruttori di meccanismi per cui la comunità possano evolversi, emanciparsi e raccontare bellezza. Cioè stiamo ragionando in questo scenario.
Allora, in questo scenario c'è questa possibilità di fare questa legge regionale. Io mi auguro, sono convinto, ho fiducia che questa legge possa essere un aiuto per la città, ma se voi mi chiedete firmami la certezza che questa cosa accadrà, io non sono in grado di garantirvelo, cioè sono in grado di garantirvi che ce la stiamo mettendo tutta, non sono in grado di garantire per onestà intellettuale di relazione con voi che poi l'esito sarà quello atteso, cioè non voglio creare aspettative di cose che non sono, cioè poi ci racconteremo quando avremo detto cose belle che veramente siamo riusciti a farle, questo perché il nostro rapporto deve essere serio e intellettualmente corretto e onesto, no? Allora, questo è il quadro. Noi abbiamo scelto, abbiamo fatto una serie di incontri con molti attori culturali, sociali, economici di questo territorio. Abbiamo parlato con gli ordini professionali, con la Camera di Commercio, con una serie di studiosi, abbiamo parlato con molte associazioni, abbiamo parlato con i sindacati, abbiamo parlato con agenzie e attori di vario tipo. Non abbiamo parlato con tutti. E lo faremo invece, cioè proveremo ad ascoltare le voci di quanta più gente possibile. Vogliamo che questa legge, questa costruenda legge sia sintesi e figlia di un'intera comunità e vogliamo farlo subito, abbiamo necessità di farlo subito, entro fine gennaio ho trovato questa scadenza, perché poi a maggio 2017 a Taranto si voterà e vogliamo evitare che a seconda degli schieramenti partitici si possa essere d'accordo o no rispetto a un progetto che invece, se vuole avere senso e credibilità, deve essere figlio dell'intera comunità, cioè deve essere frutto di un lavoro condiviso, deve ascoltare le voci differenti anche tra quelli che sono culturalmente collocati agli antipodi, perché la comunità è ricca, perché è fatta di persone culturalmente diverse, la differenza culturale è ricchezza e non è mai limite, è come se stessimo ragionando di un mosaico composito all'interno del quale ci sono voglio dire tasselli differenti che devono andarsi nella loro diversità a comporsi per dare l'interesse di una comunità. Allora il primo asset strategico su cui stiamo provando a ragionare è il tentativo di essere costruttore di comunità. Taranto è un'associazione in cui proliferano per esempio associazioni, no? È un esempio emblematico. Allora quando raccontano che la marea di associazioni di tempi sul territorio è un valore positivo, io oso affermare che invece al contrario è un valore negativo, cioè dà il segnale, la mia associazione spesso c'ha due persone, tre, è il segnale di una mancanza di sintesi di una comunità, cioè di una difficoltà a fare rete. Noi stiamo provando a fare reti per alcune cose, stiamo provando a fare reti per esempio per gli ipogei, stiamo provando a fare reti per un progetto sui velieri che il comandante Anastasi che sta là dietro sta avviando, stiamo provando a fare di reti tra gli operatori artistici, quelli che si occupano di musica, di teatro, di cinema, perché immaginiamo un grande contenitore tipo quello di Roma che avete presente, dove i giovani possono fare musica, possono fare teatro, possono incontrarsi, una sorta di incubatore dell'arte. No? Però vi confesso la difficoltà a fare sintesi tra i diversi, cioè una difficoltà incredibile, perché ognuno legittimamente è portatore di bellezza e fa fatica a togliere l'altro che magari con la stessa onestà intellettuale ritiene di essere altrettanto in maniera degna portatore di bellezze diverse, no? Quindi lo sforzo della sintesi. Il primo passaggio è quello di costruire comunità, di costruire speranza, di costruire fiducia. Bisogna insomma provare a ragionare su una città che si ricompatti e che dia il segnale di essere non solamente portatore di lutti, di sofferenze, di deficienze, di limiti, come a volte purtroppo noi stessi raccontiamo di noi. Cioè, come pensate che questa città possa attrarre gli altri se noi diciamo ogni giorno che siamo sfigati, che moriamo, che c'è il massimo dell'inquinamento e che tutto il mondo è triste? Cioè, come pensate che possa succedere che qualcuno possa essere attratto a vedere le bellezze e portare risorse economiche, a vedere le bellezze del nostro territorio, se non siamo neanche noi stessi capaci di autopromuoverci e dire che abbiamo bellezze infinite, che siamo portatori di ricchezze? Allora il primo asset strategico è sicuramente quello di essere ricompattatori di comunità e provare a ricostruire comunità parte direttamente da ricostruire identità, cioè da costruire, no, Taranto non è una città con identità condivisa, fa fatica a ragionare sulla storia e fa fatica a ragionare sul futuro condiviso.
Facciamo fatica a essere un noi, dobbiamo ricostruire e seguire a noi stessi il diritto e la capacità di essere noi, no? Di sentirci noi, parlare dicendo siamo un noi. Io vedo il Consiglio regionale, dobbiamo raccontarci bene, dobbiamo avere la capacità di raccontarci bene e di ricostruire tra di noi comunità anche attraverso l'individuazione di brand. Un brand, poi bisogna valutare, voglio dire, la sua vita storica, ma un brand sicuramente, e la sua aderenza al tessuto sociale, ma un brand sicuramente è stato questo di Taranto città spartana. Non sto dicendo che deve essere questo il brand, sto dicendo che è stato un elemento che ha caratterizzato un'unità di condivisione, cioè è stato un momento in cui i giovani in particolare si sono rivisti attorno a un'identità. Non sto dicendo che quello è il brand, sto dicendo che così bisogna ragionare. Il secondo elemento, il secondo asset strategico con cui stiamo provando a ragionare è la valorizzazione di percorsi culturali. Taranto, 100 anni fa se ne andavano le persone meno attrezzate culturalmente, adesso se ne vanno i giovani più attrezzati culturalmente, vanno all'università fuori e rimangono a lavorare fuori. Noi dobbiamo, evidentemente, il livello medio della comunità, dobbiamo riconoscerlo, non è molto alto, anzi direi che è basso. Questa cosa dobbiamo riconoscerla a noi stessi per onestà intellettuale. E allora se vogliamo essere strumento di evoluzione da una situazione esistente alla situazione che vorremmo che fosse, dobbiamo evidentemente rafforzare sicuramente l'offerta formativa, dobbiamo rafforzare l'università sul territorio. Questa è un'operazione imprescindibile per la nuova libertà, rafforzare l'università, ma rafforzare l'università significa evidentemente non rafforzare quello che già è saturo rispetto al mercato, cioè se noi continuiamo a ragionare sul fatto che bisogna sfornare avvocati, onestamente non andiamo da nessuna parte, c'è un avvocato ogni palazzo. Credo che non sia importante provare a valorizzare questi scenari. Dobbiamo provare invece ad abbinare la proposta formativa al mercato del lavoro che immaginiamo di qua a 10 anni. Provare a creare evidentemente una continuità dei ponti tra la possibilità dei giovani di andare all'università, formarsi, crescere culturalmente e avere la speranza di poter essere allocati nel mondo del lavoro. No, questa cosa non può non andare insieme. L'altro aspetto della cultura è quello evidentemente del tentare di capire come la cultura può essere uno strumento di diversificazione economica per il territorio. Dalla cultura non si mangia, disse qualche genio qualche anno fa, invece dalla cultura si mangia. Dalla cultura si mangia e la cultura diventa elemento economico. Tutte le città One Company Town che si sono evolute dal loro stato di assuefazione alla nuova cultura e che hanno ragionato su percorsi di diversificazione hanno puntato su attrattori culturali. Alcuni hanno puntato su un attrattore culturale unico, penso al Museo di Bilbao, che diventava esso stesso destinazione del turismo, cioè che tu la gente non va a Bilbao, la gente va a vedere il museo, poi che il museo sia a Bilbao o a Siviglia in realtà poco importa, sta a Bilbao e ne hanno usufruito quelli della comunità di Bilbao. Quindi l'attrattore culturale che diventa esso stesso destinazione turistica. Taranto non è questo tipo di città, non può ragionare in questi termini. Taranto deve ragionare invece, come hanno fatto a Torino, sulla valorizzazione di una diversificazione di attrattori culturali. A Torino hanno ragionato sul Museo del Cinema, sul Museo del Gizio, su Venaria e su una marea di altre cose. Le hanno messe assieme in maniera composita e sono riusciti a toglierci da una situazione di dipendenza dalla Fiat a una situazione di diversificazione economica. Chi è andato a Torino 30 anni fa e ci è tornato l'anno scorso sa bene di come la città è assolutamente cambiata, grazie anche alle Olimpiadi invernali, ma grazie alla capacità della politica di costruire futuro, di costruire futuro. La nostra capacità politica di costruire futuro è oggettivamente molto, molto, molto limitata. Tra gli attrattori culturali che abbiamo immaginato, ma li cito a livello esemplificativo e ce ne sono molti altri evidentemente, c'è sicuramente il Mar Piccolo, no? Cioè voi ragionate sul Mar Piccolo e pensate a che risorsa infinita può essere il Mar Piccolo della nostra città. C'è sicuramente la Taranto sotterranea, qui ci sono delle persone che benissimo stanno facendo in questo senso.
La Taranto sotterranea è una cosa che dobbiamo valorizzare, e il dottor Patruno, e io ringrazio fortemente per la sensibilità, si è impegnato a valorizzarla, a Taranto non solo, ma si è impegnato a valorizzarla anche a Taranto. No? I passaggi sono la cartografia, la mappatura, la consapevolezza dell'esistente, la valorizzazione e poi il tentativo di creare collegamenti ove possibili tra gli ipogei e gli altri su quello che abbiamo visto. Dobbiamo provare a pensare se la nave Vittorio Veneto può essere restituita a un utilizzo, cioè se questa cosa che ha dei costi infiniti per la bonifica, perché è piena di amianto, vale la pena, cioè c'è qualcuno disponibile a investire lì dentro per poterla far diventare da una nave che è destinata a morire lì e la Marina d'Italia non sa che farsene, a un luogo di attrazione, a un possibile luogo di attrazione turistica. Di qualche anno fa ha fatto delle ricerche importanti in questo senso e sembrerebbe che davvero nel giro di pochi anni questo luogo potrebbe far venire centinaia e centinaia di migliaia di persone sul nostro territorio. Possiamo provare a ragionare sul recupero della città vecchia come zona franca urbana culturale, cioè immaginate che la città vecchia diventa isola pedonale, e dove nel 70% degli immobili sì, di Città Vecchia sono di proprietà comunale. Voi immaginate come sarebbe facile poter dare ai giovani e alle imprese creative per farsi di start-up quegli immobili perché possano essere luoghi di imprese culturali, perché possano essere luoghi di artigianato, perché insomma possono essere valorizzati come si fa nei centri storici in tutti i posti. Vado a sintesi per non annoiarmi. Il terzo elemento è il mare, l'economia del mare. Taranto è una città sul mare, ma non è una città di mare. Noi stiamo ragionando sulla costruzione di una filiera del mare, di un distretto del mare, dove si valorizza il mare. E stiamo provando a immaginare che anche la filiera formativa possa essere legata alla nautica, all'economia del mare. Abbiamo fatto un tavolo di lavoro con Politecnico, Università, Marina Militare, Aeronautica, Camera di Commercio, Autorità Portuale, Regione ovviamente, e stiamo provando a capire come valorizzare questo percorso. Il quarto elemento ovviamente a Taranto non può non essere l'ambiente. Noi stiamo ragionando nell'inserire in questa legge per Taranto un articolo in cui si dice che non possono più insediarsi a Taranto per i prossimi 5 anni alcune imprese con particolari codici merceologici ritenuti inquinanti, cioè le imprese che inquinano non possono più insediarsi sul territorio tarantino. Al contrario invece, agli altri codici merceologici sarebbero avvantaggiati nella concessione del via del basso, cioè si accorcerebbero i tempi di insediamento per le altre imprese e si penalizzerebbero le imprese che vengono ad inquinare. Poi stiamo provando a ragionare sull'aiuto all'economia. Taranto è la città meno capace in percentuale rispetto al numero di abitanti di usufruire dei fondi europei anche per il tramite dei progetti regionali. Se questa cosa è vera, probabilmente dipende da due cose. Uno, da un fatto culturale. Noi siamo stati culturalmente abituati a essere un'economia assistita, cioè l'ILVA e l'Arsenale prima e l'ILVA dopo ci hanno educato a che qualcuno dovesse decidere per noi. Non siamo abituati all'autoimpresa, però evidentemente questo è un fatto culturale. E poi forse c'è anche un fatto di non grandi capacità. L'una e l'altra insieme possono essere aiutati dalla presenza sul territorio tarantino delle agenzie partecipate alla regione, Puglia Sviluppo per esempio, ma anche quelle che fanno riferimento all'assessorato diretto dal dottor Patruno, cioè Puglia Promozione, Teatro Pugliese e a Puglia Incomincia, ma anche dalle altre agenzie. Dovremmo immaginare un incubatore, cioè un luogo, un contenitore che accolga una volta alla settimana tutte le agenzie pugliesi della regione Puglia che si mettono a disposizione dell'economia tarantina. Tutti i direttori delle agenzie sono disponibili a venire a Taranto a fare questa cosa. Abbiamo necessità di immaginare anche un aiuto ai dipendenti delle imprese industriali in crisi a uscire fuori dalle imprese industriali in crisi e a iniziare attività di autoimpresa.
stiamo ragionando in questo senso e quindi stiamo provando a recuperare la cosiddetta legge Marcora, in versione nostrana evidentemente, che aiuti le persone ad evolversi dalla dipendenza dell'impresa industriale in crisi e a mettersi in forma associata insieme per costruire impresa da soli, no? Stiamo provando, si pensa a un banco che possa aiutare in questo senso. Stiamo provando, e vado veramente a sintesi, a ragionare sull'ipotesi di defiscalizzazione, l'obiettivo è aiutare le imprese a insediarsi sul nostro territorio e per fare questo ovviamente la defiscalizzazione è un segnale utile. La defiscalizzazione solamente delle imposte e tasse regionali in verità ha un significato in percentuale rispetto alle condizioni fiscali molto basso, cioè staremo parlando di condizioni regionali di IVA, stiamo parlando di livelli bassi. Dobbiamo provare invece a sognare che Taranto possa diventare ZES, no? Zona economica speciale, perché questa cosa possa accadere. Stiamo ragionando su una legge nazionale di iniziativa regionale, cioè la regione propone una legge nazionale per far diventare Taranto ZES. Ancora, e chiudo, stiamo ragionando sull'urbanistica. Taranto ha un piano regolatore datato inizio anni 70 che ragiona su 350.000 abitanti. La distanza tra Paolo VI e Talsano è di 25 km. Il borgo, come sapete, ha 900 appartamenti in vuoto, cioè dove non ci abita nessuno. L'assenza di persone che abitano al borgo ha ovviamente una conseguenza immediata nella chiusura dei negozi del borgo. La chiusura dei negozi del borgo significa che quel luogo non è più il luogo della comunità, non è più il luogo dell'identità, non è più il luogo delle relazioni, non è più il luogo degli incontri. Insomma, il luogo degli incontri della nostra città è lo Sciam, è l'Ipercop, non è il borgo. Ma questa cosa rallenta e boccia ogni sogno di identità e di comunità. E allora bisogna invertire completamente il percorso e far ridiventare il borgo luogo di identità, di relazioni e di comunità. Per fare questo un'idea è sicuramente quello di aiutare le giovani coppie ad andare a vivere al borgo anche attraverso aiuti di Stato. Un'altra idea obbligatoria, imprescindibile, è aiutare, accompagnare, se non è capace, il settore, il comune di Taranto a fare in tempi brevi un nuovo piano regolatore generale. Da 350.000 abitanti siamo 200.000, siamo 200.000, è cambiato il mondo, cioè non c'è proprio nessun tipo di reazione. Queste cose stiamo provando a fare, stiamo provando a costruire questo percorso. Dobbiamo adesso, dicevamo, almeno per quanto riguarda il settore che è diretto dal dottor Patruno, stavamo ragionando su un'iniziativa a breve scadenza, una giornata in cui scegliamo 7-8 temi, no? Che riguardano gli attrattori culturali, alcuni ve li ho citati prima, e proviamo a confrontarci con gli attori culturali, ma non solamente locali, cioè dobbiamo confrontarci con, dobbiamo chiedere al professor Tedeschi di tornare, dobbiamo provare a ragionare su persone di eccellenza. Solo il confronto con le eccellenze può migliorare la qualità di questa città, certamente non il pianto del sindaco non sa di che parlo. Allora questa cosa, questo percorso dobbiamo provare a farlo in maniera comunitaria e condivisa. Abbiamo una sola chance di successo e il successo è l'unità della città, cioè se, anziché essere sottolineatori, come ci riesce facile, degli errori altrui, siamo invece in maniera compatta costruttori di bellezza del futuro, forse possiamo farcela. Noi ce la stiamo mettendo tutta, io sono convinto che ce la faremo insieme. Grazie.